Senti, eccomi qua con una ciotola di farina e poi in descrizione vi metterò la ricetta. Andiamo a fare delle frittelle di carnevale, sempre veneziane, ma fatte in modo da poterle anche farcire. Allora, io ho setacciato la farina con il lievito, ovviamente in ricetta vi metto i dosaggi, un uovo, perché io faccio mezza dose, perciò poi guardate la ricetta, con scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale, lo vado ad aggiungere, ok, e dello zucchero, 50 grammi di zucchero. Ok, inizio a mescolare e intanto vi spiego che questa ricetta appunto è sempre delle frittelle veneziane, ma non quelle molto fitte tipo i crafe, ma quelle più, diciamo, vuote, hanno delle bolle dentro. Ok, e sono molto semplici. Vado poi ad aggiungere l'uvetta strizzata mollata prima, ovviamente. Ecco qua. Metto tutto prima. Ok. Dei pinoli. Mescolo, poi per andare ad ammorbidire l'impasto aggiungo della semplicissima acqua. Eccolo qua, adesso ci vado ad aggiungere, io ci metto una fialetta di rum perché ahimè ho finito il rum, ma potete mettercene un bicchierino di rum al posto dell'aroma. Ecco qua, il mio impasto non deve essere duro, deve cadere così. Non si è visto niente, scusate, vedete, pesante, ok? E non ci resta quindi che andare a scaldare l'olio e friggere. Ecco qua, dopo aver accertato con un pezzettino di pasta che l'olio è pronto, con un cucchiaio, semplicemente un cucchiaio di pasta, la vado a buttare nell'olio bollente. Ecco, adesso tra poco le frittelle si gireranno da sole perché si gonfiano, ok? E facciamo raggiungere loro un colore bello bruno. Ecco, il colore è questo qua. Ok, non imbruditele troppo, così vanno bene. Allora, quando raggiungono questo colore, le togliamo e le mettiamo a scolare. Ale. Ed eccole qua, ho quasi finito, ma intanto insomma ho fatto un piattino, ovviamente saranno di più col dosaggio che abbiamo fatto. Allora, alcune semplicemente con lo zucchero, altre le ho farcite con della crema colorata, tanto per fare un po' carnevale, un po' di allegria. E nulla, insomma, farcirle, potete farcirle con della crema pasticcera che trovate nel mio canale o con della semplice panna. Se volete colorarle o se no sono buonissime o con dello zucchero a velo o con dello semplice zucchero semolato quando sono calde le girate sopra. Allora, con tutto ciò vi auguro un buon martedì grasso, giovedì grasso è già passato, con frittelle, poi ci sono anche le chiacchiere, già quelle ne trovate in abbondanza nel web, io quest'anno non ho avuto il tempo. Vi ringrazio tutti per avermi seguito fino a qua. Iscrivetevi al mio canale, seguitemi e ciao a tutti e alla prossima!